mi fu data una canna simile a verga, con questo comando: Orsù, prendi le misure del tempio di Dio e dell'altare, con quanti ivi fanno adorazione. Ma l'atrio esterno del tempio lascialo fuori, non lo misurare. Infatti è stato concesso ai gentili di calpestare la città santa per 42 mesi. Io invierò i due testimoni ad esercitare il loro ministero profetico, vestiti di sacco, per 1260 giorni. Sono essi i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Gli domandai di nuovo: che significano quei due ulivi alla destra del candelabro e alla sua sinistra? E aggiunsi: che significano i due rami di ulivo che attraverso due cannelle d'oro versano giù olio limpido? Mi rispose: non sai che sono questi? Risposi: no, mio signore. Disse: costoro sono due consacrati con l'olio che stanno davanti al Signore di tutta la terra. Se per caso qualcuno vorrà far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Perciò se qualcuno volesse far loro del male, in quella maniera dovrà morire. Essi avranno potere di chiudere il cielo, in modo che non scenda la pioggia per tutto il tempo del loro ministero profetico. Inoltre avranno facoltà di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni specie di flagelli, ogni volta che lo vorranno. Una volta terminato il tempo della loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso combatterà contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Thank you.
Quindi i loro cadaveri rimarranno esposti nella piazza della grande città, che si chiama allegoricamente Sodoma o Egitto, proprio dove il loro Signore fu crocifisso. Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, manifesteranno la loro gioia scambiandosi doni, perché questi due profeti hanno tormentato gli abitanti della terra. Dopo 3 giorni e mezzo, un soffio vitale, proveniente da Dio, entrò in loro e si rizzarono sui loro piedi, mentre tutti quelli che li guardavano furono presi da grande spavento. Udirono quindi una gran voce dal cielo che disse loro: «Salite quassù!» Essi salirono nel cielo su una nuvola e i loro nemici rimasero a guardarli. In quel momento avvenne un gran terremoto, per cui crollò la decima parte della città e morirono nel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi dallo spavento, diedero gloria al Dio del cielo.